La nave è come una nave, ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale, è quasi perfetto, immobile, piatto, sta lì sempre uguale. La nave ha anche un motore, ed avendo un motore non sa dove va, ma continua a andare. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. La nave e sopra la nave, a parte le masse, sono tutti presenti, gli amici, i parenti, manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, gli ebrei. No, gli ebrei no. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Non ho mai visto una nave rossa, un po' volgare. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare la nave biancheggia, così suggestiva, ha un fascino strano anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro mi sento poco bene, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. La mia ragazza, sì, la mia ragazza, la mia mano scivola sulle spalle, sui seni, va giù, giù. Mi sento veramente poco bene. Il mare, com'è strano il mare, non è che non sento la sua poesia, ma mi fa vomitare. Proviamo a pensare a qualcosa di triste, di tristissimo. Il nonno, sì, il nonno ha sempre funzionato. Ecco, mi concentro. Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano. Gli ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, l'Elvira. Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. Il fegato. A un certo punto il fegato a pezzi, spappolato. Sto male. Nonno, sto male. Nonno, che fai? Mi torna il vomito. Devo resistere. Non voglio essere il primo. Devo resistere. Avanti, avanti, avanti. Si può spingere di più. Insieme nella vita a testa in su. Il mare è un po' troppo vitale. La gente si sbianca, ma fa resistenza, non vuole star male. Pensate al nonno, al nonno. Il ponte è fatto a tre piani. Terza, in seconda e anche in prima si sentono rantoli strani. No, da quelli di prima non me l'aspettavo. Però il mare diventa più grosso, dai piani di sopra su quelli di sotto si vomita addosso. Sì, una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento. La gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, un carabiniere mi tiene. Allora io mi puntello, cerco di vomitare verso l'alto ma non ci arrivo. Quelli di sopra non la meglio, si sporgono per vomitare sugli altri. Una vera cascata, una violenza, un rovescio di filamenti, uno scroscio di conati. La nave tutta piena di vomito, tutto un vomito, dai, dai, avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita, testa in su, dai, forza, insieme nella vita.